One Podcast. La fibra a scuola, una responsabilità con Cinzia Dalla Torre. Buongiorno e buon sabato, questo è il Caffettino, il podcast quotidiano che vi aggiorna con pensiero critico al mondo dell'innovazione e io sono Mario Moroni. Oggi vi racconto una bella storia, una storia che parla di scuola e di responsabilità, però devo fare prima un passo indietro, devo tornare al 20 gennaio 2024 quando vi raccontavo come ho fatto ad avere una fibra molto veloce grazie ad una scuola. Vatti a riascoltare quella puntata se vuoi scoprirne di più. Bene, oggi avremo proprio la possibilità di parlare di bando scuole e di fibra. Grazie a una scuola che ho proprio qui a 200 metri, ho scoperto la possibilità di collegarsi anche in provincia con Intred. Ma vorrei tornare sulla scuola. La scuola è un punto fondamentale, ne parlo con Cinzia Dalla Torre, responsabile affari legali e regolamentari di Intred. Il bando scuola rappresenta una grande opportunità per tutte le scuole che si possono collegare gratuitamente e con una fibra veramente veloce, ma al di là dei dettagli voglio che Cinzia ci racconti proprio tutta la storia partendo dalla prima domanda, quella più semplice: quanto è importante per Intred la scuola? Ah, l'importanza devo dire che è massima. Per noi il bando scuole forse è il leitmotiv di questi ultimi due anni, quindi per noi è veramente la massima importanza. Allora, facciamo un passaggio all'indietro, un po' come anticipavo inizio puntata e come avete avuto modo di ascoltare nella prima puntata di racconto che ci ha portato a collegare anche il nostro mulino d'acqua. Come avete cominciato il vostro percorso con questo bando scuole? Guarda, quasi per caso devo dire, nel senso che siamo venuti a conoscenza di questo bando, chiaramente perché siamo sempre informati, e cominciamo a pensarci un po', perché soprattutto perché Infratel, che è una società in house di quello che era il Ministero dello Sviluppo Economico, decide di frammentare il bando in più lotti e uno di questi lotti corrisponde alla Lombardia, quindi per noi questo è molto appetibile. Chiaramente però avevamo mille dubbi, perché pur sapendo che eravamo bravi e sapevamo fare il nostro lavoro, tutto sommato non ci eravamo mai misurati con una realtà così grande, con una pubblica amministrazione nazionale o con un bando di questa portata. Quindi alla fine insomma abbiamo deciso di superare i nostri dubbi e di puntare invece sulla consapevolezza di saper fare le cose bene e abbiamo deciso di partecipare. A quel punto però volevamo vincere, c'è poco da dire. E quindi abbiamo messo tantissima energia, tempo, attenzione, entusiasmo pur di dare il meglio di noi in quella situazione. Ti dirò, credo che non dimenticherò mai il giorno in cui abbiamo aperto le buste e Intred è stata dichiarata vincitrice, perché in quel momento c'era un orgoglio tale, soprattutto dovuto al fatto di essere riusciti a far passare le nostre competenze. E abbiamo lasciato un po' tutti increduli, ti dico la verità, perché anche gli altri operatori sono rimasti sorpresi da questo newcomer che arrivava e di fatto vinceva. Tuttavia, devo dire che immediatamente abbiamo capito che quello era uno spartiacque su quello che eravamo stati fino a quel momento e quello che necessariamente dovevamo diventare. E quindi da lì abbiamo sentito una fortissima responsabilità su di noi, perché sapevamo di essere sotto la lente di tutti, ovviamente, e avevamo l'obbligo non solo di fare bene, ma di dimostrarci assolutamente all'altezza. Poi avevamo un'altra responsabilità, perché dovevamo collegare tutti gli istituti scolastici della Lombardia e quindi garantire ai nostri ragazzi una qualità di studio sicuramente superiore, soprattutto se pensiamo a quelle scuole in aree disagiate o geograficamente difficili, dove la connettività può essere considerata addirittura un bene di lusso perché non arriva. E quindi questo ci avrebbe, come dire, noi potevamo aiutare a superare quello che è il digital divide, capisci che certo. Ma il senso di responsabilità era molto forte. È una parola che mi hai ripetuto spesso in questa risposta, responsabilità, no? Se penso anche ai giovanissimi oggi, anche banalmente come genitore, chiaramente pretendo l'impossibile dalla scuola, il possibile l'impossibile, collegamenti ultraveloci, formazione altissima, poi bisogna scontrarsi con la realtà. Però
è un caso, secondo me, molto positivo questo, cioè che noi ci siamo collegati grazie a una scuola, grazie a un ente formativo anche diciamo di primario livello, nel senso quello di fianco a casa praticamente. Quindi la responsabilità immagino sia anche sul dare degli strumenti alle ragazze e ragazzi che ad oggi si stanno formando e che diventeranno, diciamo, gli adulti del futuro. È esattamente così, quindi la responsabilità era enorme e non bisogna essere schiacciati dalla responsabilità, no? Bisogna reagire e noi avevamo dei punti di forza e la nostra forza era, sapevamo di saper lavorare bene, quindi conoscevamo e conosciamo bene il nostro prodotto. Inoltre Intred è un operatore di rete e quindi posa l'infrastruttura, quindi abbiamo un controllo diretto sulla nostra infrastruttura e questo ci permette di offrire un servizio di altissima qualità e per le scuole questo è decisamente importante, anche perché gli strumenti che oggi utilizzano i ragazzi sono infiniti, potenzialmente infiniti, quindi non possiamo tarpare loro le ali sin dall'inizio, anzi dobbiamo stimolarli sempre di più, quindi questa era una grande responsabilità. E poi l'altra consapevolezza della nostra forza è dovuta al fatto che per noi, visto che eravamo gli ultimi arrivati, il bando scuole è il bando. Per altri operatori, magari più grandi, più strutturati, più abituati a lavorare su grandi opere, potrebbe essere uno dei bandi. Quindi capisci che questo significa che c'è una grandissima attenzione sia dall'inizio e continua ad esserci di tutta la catena decisionale di Intred e questo permette in caso di criticità o problematiche un intervento e un'escalation molto facile. Certo, e poi non vi siete fermati lì? Non ci siamo fermati lì. Prima devo dire, non è andato tutto così semplice, non è stato tutto così semplice e facile perché sennò sembra la favola, certo. E non è così. Ma noi siamo abbastanza critici con il caffettino, quindi ci abbiamo sempre... Sì, no, ma è così. E devo dire che ci siamo scontrati subito, appena iniziato le nostre attività ci siamo scontrati con le difficoltà e devo dire che queste sono nate forse dalla nostra voglia di fare troppo e subito e quindi ad esempio ci siamo organizzati per lavorare a pieno ritmo sia a luglio che ad agosto, ma ingenuamente non abbiamo pensato che a luglio e ad agosto le scuole sono chiuse, quindi ci siamo ritrovati a settembre in ritardo sulla programmazione con una pressione enorme interna ed esterna ovviamente, e anche perché eravamo all'inizio e quindi abbiamo dovuto recuperare e anzi, prima ci siamo fermati, abbiamo fatto della sana autocritica, devo dire, e abbiamo cercato di capire come meglio correggere queste problematiche. Quindi abbiamo recuperato il tempo, siamo arrivati alla fine del primo anno centrando perfettamente gli obiettivi e lì ci è venuta la voglia di partecipare anche al bando 2, perché nel frattempo è stato bandito il cosiddetto bando scuola 2 che includeva le scuole escluse dal bando 1, anche questa volta attuato da Infratel però su fondi del PNRR e quindi abbiamo deciso di partecipare, questa volta non eravamo più gli outsider e quindi le aspettative erano ancora più alte e i concorrenti più agguerriti, e però ce l'abbiamo fatta e ci siamo aggiudicati anche il bando 2. E diciamo questo, leggendo anche i feedback delle scuole o la condivisione, mi sono andato un po' a studiare quello online, diciamo ha rappresentato un po' lo stato anche dell'Italia, almeno di quello che riguarda una delle regioni, forse la regione che in teoria cerca di muoversi in anticipo sulla tecnologia. Ed effettivamente è questo, diciamo, all'interno delle scuole, dei presidi scolastici ci sono dei professori, dei maestri, dirigenti scolastici che attendono, diciamo, anche la progressione della tecnologia e dall'altra parte chiaramente c'è una narrazione che spesso è un po' discordante, no? I feedback dicevano sì, avevamo la connessione, ora l'abbiamo migliorata, ora siamo, diciamo, senza pensieri, non è che prima eravamo senza, ma chiaramente abbiamo fatto un upgrade, questo perché chiaramente più c'è attenzione, immagino anche che Intred si stia muovendo in questa direzione, c'è attenzione nel fare le cose, la proprietà della rete, ci sono tanti argomenti, no, che noi comuni mortali all'esterno di queste situazioni non vediamo, no? Quindi aspettative altissime da una parte e in realtà essere in prima battuta dall'altra.
Assolutamente, purtroppo anche connettere le scuole, che a volte uno dice vabbè, devi connettere le scuole, ti aspettano tutti a braccia aperte, quindi vai tu, chiami ed è facilissimo. In realtà non è così, perché anche qui ci siamo scontrati col fatto che magari alcune scuole non erano a conoscenza del progetto o alcune scuole non credevano che potesse essere gratuito, perché ricordiamo che la connettività per la scuola è gratuita. Wow. In alcune situazioni abbiamo dovuto convincere le pubbliche amministrazioni, i dirigenti scolastici stessi, a dire guardate che è tutto gratis e soprattutto è tutto manutenuto, perché se qualcosa non va, le scuole hanno un numero diretto e dedicato da chiamare per intervenire. Quindi sembra un mondo delle favole, uno dice ma perché non me lo fanno attuare con la massima facilità, no? E quindi ogni tanto abbiamo dovuto anche scontrarci con questa mancanza di conoscenza. Certo. Magari il caffettino ci può aiutare, no, anche assolutamente. Assolutamente, anche perché ad oggi diciamo se riceviamo una telefonata, un sms, un whatsapp in cui ci dicono è gratis, viene a ritirare, attenzione amiche e amici all'ascolto, certo. In qualsiasi caso c'è sempre il phishing. È vero, ma è vero. E, diciamo, è vero. Le scuole però sono state anche per me, diciamo, un'attuazione, un acceleratore, un'accensione di attenzione, perché poi di fianco alle scuole non dico che basta tirare un cavo che passa dalla finestra all'altra, però è un po' più facile, no? Diventano quasi degli hotspot, forse anche per le aziende, pubbliche amministrazioni. Che cosa ci puoi dire su questo? No, dici bene, perché ovviamente chi ne beneficia poi non è la singola scuola, ma è tutto il territorio nel quale la scuola si trova, perché ovviamente una volta che noi arriviamo con la nostra rete possiamo servire tutti gli altri utenti, che siano i consumatori, le piccole aziende, gli uffici della pubblica amministrazione. E come dicevi tu nella scorsa puntata, un conto è parlare di connettività all'interno dei grandi centri urbani, dove ce n'è, c'è anche scelta. È molto diversa la situazione in provincia o nelle zone disagiate geograficamente, quindi arrivare lì significa portare un vantaggio per tutto il territorio. Adesso mi vengono in mente due comuni dell'Oltrepò Pavese, che è una bellissima zona, è vero, però è collinare, quindi ha una conformazione un po' particolare, non è vicinissima ai centri urbani, ai grandi centri urbani, e in quel caso ad esempio ad Arena Po, e Stradella abbiamo attivato le scuole del bando, e però siamo riusciti ad attivare anche il municipio stesso. Quindi anche il municipio, gli uffici municipali hanno beneficiato di una connettività ad altissima performance. Questo è super interessante. Ci vuoi dare qualche numero, visto che andiamo verso la conclusione, di qualche dato che secondo me può essere interessante? Sì, prima di tutto quante sono queste famose scuole da attivare in Lombardia. Tra Bando 1 e Bando 2 abbiamo oltre 5.000 scuole e con orgoglio devo dire abbiamo raggiunto quasi l'80% di tutte quelle che è il Bando 1, che è il primo bando che abbiamo iniziato. Altra cosa secondo me interessante, che dà un po' la dimensione anche di quello che sta facendo Intre dal di là del bando, sono gli investimenti fatti in questi tre anni, quindi 21-22 e primo semestre 23, perché i numeri di tutto il 23 non li abbiamo ancora, ma noi abbiamo investito qualcosa come 75 milioni di euro nella nostra infrastruttura. Il bando ne valeva 59, quindi è chiaro che abbiamo beneficiato nel bando, ma noi siamo andati oltre, perché questa è un'opportunità per noi, per tutto il paese e soprattutto per i fruitori di domani e per quelli che saranno gli italiani di domani, quindi i nostri ragazzi. Bene, io direi che è tutto fantastico, almeno questo ragionamento, con anche chiaramente degli ostacoli che avete superato. Magari c'è qualche dirigente all'ascolto, magari c'è qualche amministrazione all'ascolto che ogni tanto mi manda, e qui io partecipo spesso anche degli eventi nelle scuole, per cui magari potrebbe essere una coppiata vincente. Viene Mario a parlarvi di innovazione e viene anche Cinzia con Intred. Assolutamente. Magari ci risentiamo più avanti, così almeno ci diamo anche qualche aggiornamento. Certo, volentieri. Grazie mille. Grazie a te.
Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni, tutti i giorni qui davanti alla macchinetta del caffè virtuale per commentare con te il mondo dell'innovazione. Puntata numero 1661 che va in archivio. Buon sabato, rilassati, fai le cose fatte bene. Tanto io domani mattina ci sono con il riepilogone di tutte le news della settimana e anche lunedì con la prossima news. A domani!